Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui come sempre sulla Ischia Farm. Oggi raga, vi faccio vedere una cosa subito, però prima volevo un attimo mettere a trinciare, o meglio a mietere questa soia un po' strana, però ok. Vabbè, sicuramente meglio della Welker che erano filetti. Intanto passiamo alla Pandara. Volevo far vedere che ho appunto 320.000 perché ho venduto quel campo che potrei riacquistare per fare mais, ma non ci ho voglia in questo momento. E poi è ancora come il mio, quindi è un po' a metà. Perché non l'ho finito tutto, ma l'ho lasciato tipo un quarto, tipo 60.000. Però ho detto vabbè. Allora, la fermentazione di questo silato, raga, è al 100%. Infatti, credo che oggi andremo a fare, anzi. Non oggi, però nel prossimo video, perché oggi facciamo un po' di mietitura. Nel prossimo video andremo a prendere una telescopica di quelle del Modern Classic, credo, per caricare i carrelloni, queste cose qua, oppure direttamente un'altra cosa più gradevole. Lo potremmo fare intanto anche che intanto che fa qui, dobbiamo vedere, no, dobbiamo dare qualcosa agli animali, quindi per ora no. Dobbiamo dare agli animali e alle serre. Allora, alle serre ora gli diamo la cacchita. La cacchina gli diamo un attimo alle serre. Gli serve un po', quindi la diamo un po'. Siamo quasi finita, però vabbè. Ora un altro carico. Diamo questi altri 400 ragazzi qui. Con il nostro 880 super sporco che devo andare a lavare. Però ora non c'è tempo. Allora, perfetto. Stesso con questa raga, guardate che il live con l'insilato si è consumata tantissimo. Questa è una benna. Dovrebbe essere CSZ, vediamo subito. Sì, è CSZ. Che io ne volevo trovare una per l'insilato. Ho trovato questa. È sorta pure la vacca, quindi perfetto. Allora. Andiamo alla nostra botte e vediamo cosa ci manca ai cavalli, signori cavalli. No, hanno tutto, quindi possiamo anche lasciare così. La camminata, raga, visto che voi l'avete già vista, poi me la faccio da solo. E il trattore, gli serve acqua, può essere che gli serve un po' d'acqua, mi sembra, alle serre, quindi perfetto. Danno tipo 1000 al giorno queste cose, non danno tantissimo le due serre, quelle lì, però. Giusto per vedere, raga, visto che abbiamo un po' di soldi, giusto per vedere. Quando dovrebbe costare una serra di quelle belle, diciamo, di quelle che costano 25.000 l'una? 60 ogni ora. E quella dei cetriolida? 56 ogni ora. Raga, non conviene per niente proprio. Perché quella la paghi 9.000 e dirà 56, bro, non serve a niente. Poi le metteremo ovviamente, raga, ma visto che ora abbiamo un po' di soldi, un po' li teniamo, però dobbiamo acquistare il biogas, poi come sempre lo rivendiamo. Per andare a vendere quella roba. Va bene, un 1.800, dai. Per andare a vendere il silato. Potremmo usare anche questa benna, già che ci siamo. 1.000 quanto? 1.500 a volta, non lo so. Poi dopo vi faccio vedere una cosa. Ecco qui. Voglio far vedere che in varie, una cosa. Se io vado in varie, mi sembra. E controlliamo se è in varie. Esatto, c'è il milling machine che è noleggiato, non costa praticamente niente, raga. E serve per caricare l'insilato più che altro dal silo e metterlo nel carrello. Io vorrei prendere questo. Magari non so, raga, noleggiare un camion. Tipo, mi hanno detto che hanno abbassato. Infatti, hanno abbassato il module truck. Quindi, probabilmente quello. Questi sono. O potremmo prendere anche questo 60.000. Però non lo so, quasi quasi prenderei questo, non lo so. È grosso però. Potremmo prendere questo, dai, a 3.000 poi. Perché avevo pensato di quella mod, all'inizio la volevo disinstallare, raga, però ho detto, io ho delle mappe grandi, sì, ma ho delle mappe che comunque anche mappe che sono minuscole. Quindi comunque mi serve e lo tengo, no? Vi voglio far vedere anche una cosa che magari dell'ulk più che hanno tutti, nel senso che hanno tutti i più del gioco, che sarebbero delle mod, che se tu vai su Fender, mi sembra, no,
Dove? Ah, eccolo qui, forse. No, non lo trovo più. Peccato. Ecco, raga, qua si può mettere semi-fastler, che è una cosa assurda. Qua si può mettere con il singolo asse. Aspettate, singolo asse. Poi si può mettere con l'hot leaf, che sarebbe quello per i cosi là. Poi si può mettere sprofondamento, non sto scherzando, si è buggato. E si può mettere comunque, volevo far vedere, flatbed, che sarebbe lungo e poi per i tronchi anche, lo sapevo io. Vabbè, scialo. Perché quando sprofonda qualcosa si bugga il gioco, ma si sa proprio, raga, poi lo sapete che è buggato il gioco, quindi. E ancora non l'hanno risolto sto fix, vabbè, non l'hanno fixato questo bug, vabbè, lasciate perdere, raga, oggi sto un po' strano. Allora, 8,80, ripristiniamolo. Prendiamo la forca, l'FZ30 e l'H3. Ok, riprendiamo tutto, raga. Già che siamo qua, quasi quasi mi porto a casa più che altro un bel pesetto. Non so se lo tengo, attenzione. Dovrei averlo uno piccolino. Esatto, ma ne ho due. Ok, allora niente, non lo prendiamo più. L'avrei potuto usare, ma uno non sapevo. Non so dove cazzo li ho messi. Da qua saranno minimo minimo, no? Ma è logico. Ah, ma stanno là, ma uno. Ma uno non era della missione. Come lo facciamo ad avere? C'è rimasto? Ok, meno male. Uno non fa mai meno, tanto l'acqua era finita comunque, raga, quindi non ci abbiamo perso praticamente niente. Questo è uno di quegli episodi tranquilli, raga. Dobbiamo comprare il biogas, raga, perché ho visto oggi è uscito pure il nostro biogas, è uscita una cosa degli oggetti che poi andrò a vedere su YouTube, che roba è. Non dobbiamo comprare, raga, perché ne avete presente quello che vi ho fatto vedere in live? Non so se c'eravate. Comunque, era una cosa da 300.000, però. Che ne porta 500 litri. Ne puoi portare massimo 500 litri. 1.000 litri. Però, manco ce li abbiamo. Quindi ho detto, vabbè, non ci serve questo. Tanto manco lo riusciamo a riempire. Al massimo lo metto su un'altra mappa. L'altro, invece, raga, che costa 124.000. Ne porta solo 7.500. Allora io sono andata dal biogas, quello lì, che non mi ricordo, forse ne porta 7.500. Però non aggiunge cose alla mappa, perché se no diventa troppo pesante. Andremo ad acquistare direttamente quello là, tanto non è tanto lontano alla fine. È abbastanza lontano, però con un camion ti fanno 3-4 scarichi. E ora quello del video ancora lo devo programmare, quindi penso che ci vorrà un po'. Comunque, raga, intanto. E dobbiamo dare una pulita a sto 880, urgentissima proprio, raga, perché guardatelo, poraccio. Vabbè che ha regolato tanto con l'insilato, pure il nostro aiuto, e niente, il Fiat Agri, il 180, perché l'ho fatto pressare, sì che ho fatto pressare un 180, raga, però non ve la prendete con me, perché non avevo più il trattore. Prendere una mod, sinceramente, per fare quello, anche no. Voglio controllare un attimo una cosa. Già che ci sono. Andiamo su Fendt. 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 Ecco, voglio guardare se ci sono delle mod oltre a quelle. No, c'è solo i Grefish. Quelli che avevamo anche nell'altra mappa. Quello con il Grefish Sound e quello con lo Standard Sound. Poi c'è questa, che dovrebbe essere del pack Galignani. Il TMS vario, raga, guardate che bestia. Il 900. Si può fare un bordello di modifiche. Poi il 900 Favorite. E vi volevo far vedere anche, non so se la tengo, non l'ho messa. Comunque è uscita la X990, una cosa 9700 della Fendt, che ha tipo una CR10. Infatti io l'ho installata, però non l'ho messa per ora, perché a quanto pare non si è inserita. Va bene, scialla. Allora mi sa che ha finito un parte di campo. Ok. Facciamo una. Il
3 ore qua e prendiamo la trebbiozza. Cosa c'è qua sopra? Mietuto. Ah, rimangono gli steli. Ok. Questa cosa era a me sconosciuta. Ok, però uno scialla. Comunque, raga, con questi soldi, visto che poi arriveranno anche altri, sì, dobbiamo pagare il debito. Però per quello c'è tempo, ci dobbiamo comprare questi campi qui più o meno, perché voglio fare un campo ad erba sicuro. Mi hanno detto nella live del mio amico in cui sono stato, andatelo a seguire tutti, comunque si chiama Marco Risoli 05, da quello che so, Marco trattino basso Risoli 05, che sono state live con lui e aveva un bordello di soldi, aveva 420.000, tipo 0 euro di prestito da quello che ho visto, aveva tutti i macchinari per l'uva, lui l'aveva già portato in live, io non ancora. E comunque, questa cosa, praticamente, aveva detto che con il fieno, con il silalo, così si fanno un bordello di soldi, con la paglia in generale. Allora io ho pensato appunto di fare anche io qualche fieno, di qualche bala di fieno, e poi magari, chi lo sa, darne un po', magari se prenderemo mucche, queste cose qua, pecore, che già ho installato quelle che stanno fuori, che sono molto più carine rispetto ad avere una stalla chiusa che costa anche tanto. Intanto continuiamo qua. Continuiamo questo giretto in via di Trebbia. No, sto scherzando comunque. E intanto, raga, cosa dirvi? Vi ricordo di guardare le live il giorno. Perché praticamente io qualche volta, se attivate la campanellina, mi raccomando, così non perdete niente del mio canale. Qualche volta vado in live su Farming, di solito su GTA, però a volte, tipo l'altro giorno, sono andata in live su Farming. E voi, io non so tante cose, voi mi dite tante cose carine. E quindi se volete passare a delle live per vedere anche altre cose con i vostri video, in diretta, quindi senza tagli, vabbè che su Farming non ne faccio mai, però. Senza intro, tutte queste cose qui, così, proprio in diretta, in direct. Passate dalle live, raga, o più o meno, di solito capì, le faccio a cavolo, però alla fine si trova sempre di, quasi sempre si trova di martedì che faccio le live, o lunedì, martedì. E quindi vi consiglio di passare. Intanto, raga, io mi finisco questi campi. Vi saluto a tutti. Ringrazio quelli che hanno donato al canale, che sono la vita e il cuore del canale. Non come a quelli, raga, ho visto certi live che dicono: ma tu copi quell'altri, non so, copi quell'altri, raga, vabbè. Ci sono quelli che parlano solo senza sapere le cose. Vabbè, raga, per questo video è tutto. Dal vostro canale di YouTube è tutto. Non so cos'altro dirvi.